Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 1 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper. L'appuntamento del giovedì. Oggi andiamo avanti con la nostra sfida, cioè quella lì di acquistare case disastrate e recuperare poi qualcosa, un extra, dalla vendita. 1 RGK 539 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, benvenuti a tutti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti, benvenuti. Grazie ancora per l'hosting e per i raid. Allora, dicevo. Fabrizio Dab 1 ha effettuato un raid. 1 Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. E dicevo che oggi continuiamo con la nostra sfida. Quindi compreremo come sempre case disastrate per poi riaggiustarle, riammodernarle e rivenderle. Hi everyone, welcome to our rendezvous with House Flipper of the Friday. Today we will go on with our challenge, so we will buy houses for partially disastrous or in bad condition, and we will try to patch them and make them so gorgeous for I guess a buyer. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de jeudi avec House Flipper. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi en achetant les maisons qui sont désastrées ou partiellement désastrées. On va essayer de les réparer, de les rendre appétibles pour les personnes, pour les gens, et on va essayer de gagner quelques euros extra. Un saluto a tutti quanti, benvenuti all'appuntamento Roggiori House Flipper. Oggi continuiamo la sfida nostra, che le ha cattami case disastrate, e poi incominciamo un po' e vedremo un po' i ci guadagnano a usare l'extra. Detto questo, abbiamo Jim, let's go, on y va, andiamo. Allora, eccoci qua nel nostro piccolo ufficio. E noi andiamo avanti. Allora, per il momento prendiamo questa qui, casa abbandonata da rimettere in sesto, condizioni imprecisate, il proprietario all'estero, se interessati all'acquisto si prega di contattare l'agenzia immobiliare Casa per te. Va bene, Casa per te, siamo interessati. We are interested. Ok,
Come nostra abitudine, la prima cosa che faremo è andare a controllare e pulire il giardino. So, as our routine, we will start working in the garden. We will learn. I want to let you know that in the garden you will earn extra points and money in case you are growing up with your career. You have always to check the garden, so you will unlock the garden abilities. Comme notre habitude, on va commencer à faire un check dans le jardin. Il faut toujours contrôler s'il y a quelque chose à faire dans le jardin. En général, aussi quand vous faites les missions, ça va vous donner des points extra et des habilités dans le jardin. Et donc, n'oubliez pas de contrôler le jardin avant de commencer à faire votre travail dans la maison. E come sempre vi consiglio di controllare sempre buono giardino, soprattutto se state cominciando la carriera, perché se date un'occhiata al giardino poi guadagnate pure punti extra e quindi crescete pure con l'abilità il giardinaggio. Ecco qua. Colgo l'occasione come sempre per ringraziare tutti quanti voi che guardate e le live, mi tenete compagnia. E un saluto va anche a voi che in questo momento state guardando questo video registrato su YouTube o qui in replica su Twitch. Mi auguro di essere di buona compagnia, mi auguro di farvi una buona compagnia e voi lo fate a me quando passate nel canale e guardate i video qua. I want to say thank you so much to you that in this moment you are watching this video in live streaming, as well if you are watching this video on replay here on Twitch or on my YouTube channel. I hope that I will be of good company for you. And you are making me a very good company. Thank you so much. And now let's go on. Je veux qu'il y ait l'occasion pour vous remercier pour votre compagnie. Je vous remercie à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct. Et vous aussi, que vous êtes en train de regarder cette vidéo-là en réplique sur mon canal Twitch et dans mon canal YouTube. Merci beaucoup. J'espère que je vais vous faire de la bonne compagnie. Vous me faites de la très très bonne compagnie. Et j'espère d'être à l'auteur
WMC. E voilà. Merci beaucoup. Et je dis merci à vous aussi que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique dans mon canal, dans mes canaux sociaux médias que sont YouTube et Twitch. Merci beaucoup. E un ringraziamento particolare faccio a voi che guardate questi video che mi avete compagnia in diretta, ma soprattutto a voi che mi guardate durante la replica. E spero che faccia compagnia pure a voi. Per me è un grande onore. Spero di essere all'altezza. Insomma, io vi faccio compagnia. Ecco qua, come dice il mio amico radioamatore Matteo, che saluto. Ciao Matteo, sei il maestro della radio. Sto pensando quasi quasi di dipingerlo d'azzurro sta casa. Che sti pannelli qua non è che mi piacciono poi tanto. Sono indeciso se lasciarle, poi vediamo un pochettino dopo. Per il momento le aiuole in muratura. Vorrei lasciarle. Ecco qua. Abbiamo quasi finito. Andiamo di qua. Allora qua mi pare. Credo di aver finito. Sta raccogliendo ancora erba, quindi evidentemente ci sono ancora dei baffi di ghisa. Baffo di ghisa. Come dice il mitico Alberto Bisi. Allora, qua ci sono un po' di piantine rovinate, un po' di cose dell'altro monte. Mi ricordo vagamente di questa casa. Comincio vagamente a ricordarmi. Bella difficilotta, sta casa qua. Ah, questo è il bagno.
C'è un po' di muffa qua. Ho lasciato qualcosa, mi sa. Cominciamo dall'esterno. Let's start from the outside. O hanno cambiato i colori. Azzurro cielo. Allora, prendiamone uno, due e tre. Spostiamo di qua. Allora, mi sembra che per il momento il live vada tutto bene. Allora, chiudiamo un attimo le finestre qua. Che in più di un anno di gioco, ora ho scoperto che le finestre possono essere chiuse. I played to this game for over a couple of years and I never paid the attention to the windows. Did I have the ability to open and close the windows? Allora qua ci vuole la scala. We need the stair. Je suis pour plus de 2 ans à ce jeu-là. Et j'avais jamais fait attention à la chose qu'on pouvait fermer les fenêtres à l'extérieur des bâtiments. Des établissements. Ok, più o meno. Chissà, forse ce la faccio. Vediamo. Al limite utilizzo la vernice nella parte interna della casa. Non sprechiamo nulla. Voilà. Abbiamo dipinto anche il tetto. I miss you so much. What? Ogni tanto mi esce la vena poetica. Allora, questo dovrebbe servire qua dietro, quindi nel frattempo prendiamo il bidone con la vernice e andiamo avanti. Oppla.
Stranamente, siamo riusciti terminare quasi tutta la casa con un solo secchio di vernice qua. O forse stiamo cantando vittoria troppo presto. Azzurro. Poi ovviamente metterò le solite, il solito laminato fatto di pietre finte negli angoli della casa. Manca ancora qualche pezzettino qua. Ah, c'è la parte alta del tetto da dipingere là. Oh, però bellino sto colore. Devo dire la verità. Non male, non male veramente. Bellino. Ehi, ballerino, come sei carino, che fai? Non prendi la scala. Sotto la luce si riflette l'orecchino, occhiali da sole e continua a raffanirlo. Come balli bello, come balli bello. È la prima volta che utilizzo questo colore. Beh, bello. Mi sembra di aver dipinto tutto. Allora, quanti ne sono rimasti? Due. Allora, completiamo all'esterno. Ovviamente c'è stato un aggiornamento su House Flipper ed hanno cambiato. Manca le vernici, noto che vernici nuove. I saw that with the latest House Flipper update, they had a couple of new paint. They released the new DLC called Luxury something, Luxury Houses. J'ai vu que depuis la dernière mise à jour du jeu, les développeurs ont relancé. Oh, cacchio, qua non ho finito. Allora, qua, però, facciamo così. E ils ont ajouté des nouvelles peintures. J'ai vu. Quand j'ai ouvert le menu du jeu, j'ai avec un très rapide coup d'œil, j'ai vu qu'il avait des nouvelles peintures. Voilà. Uno, due, uno, due. Ok.
Forse si potrebbe fare in tutto in pietra naturale, vediamo un po'. Quasi quasi. Eh sì, vediamo un po'. Non male. E metterei anche la scritta. Relax. Arancione. Sì, ma questo è enorme. Relax. Allora, adesso devo... Quanto mi è rimasto qua? Mi sa che... Vabbè, prendiamo questo. Mi sono scordato di fare l'ultimo pezzo qua. Non so come, ma me la sono scordato. Bello difficile questo livello. This level is quite hard to complete, but we have to do our best. Allora, qui c'è bisogno di stucco, visto che abbiamo il colore qua, la vernice è già bella e fatta. Non ricordavo che fosse così disastrata. Così, sono partito per Bologna. Mare, 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 ma che voglia di arrivare. Oh, qua posso creare una lavanderia nel sotterraneo. Eh sì, si può fare. Allora, cominciamo da qui. Let's start from here. Ciao, Wapparan, carissimo. Ben ritrovato in live. Scusami, spero che tu non abbia scritto il messaggio da molto tempo, ma ero accanito. Solitamente lo sanno che gli amici, gli altri amici fanno l'hosting per avvisarmi che sono entrati in live. Comunque, benvenuto, onore e piacere averti qui in live. L'amico Wopparan è un altro bravissimo amico streamer che porta farming, ma lo porta veramente in maniera molto realistica. Passate nel suo canale se non l'avete ancora fatto e andate a vedere qualche sua live.
Datevi a vedere la sua ultima creazione. Quella lì della stalla messa in un certo punto, ma fatto come si deve. Me la ricordavo da rovinatuccia, sta casa, ma oh, c'è una presa da sostituire, mi sa, qua da qualche parte, vediamo un po'. Eccoci qua. Ok. Facciamo un altro passaggio. Allora io vi do il benvenuto nel canale. Io mi chiamo Fabrizio e qui su Twitch sono conosciuto anche come Dablo, come mi chiama l'amico Fernobus, ODB Delta Bravo, come mi chiama l'amico il gran maestro di farming Jason Farm, ciò a cui in questo momento state assistendo non è una live normale, ma è una live sperimentale. Infatti sto cercando di creare un nuovo format che si chiama Soft Gaming, e lo scopo del soft gaming è quello di rilassare coloro che guardano una diretta oppure un video in differita. Quindi qui su Twitch oppure su YouTube. Mi auguro che questo nuovo format possa essere di vostro gradimento e fatemelo sapere tramite i canali social. E ovviamente ringrazio tutti voi che state guardando questo video in diretta, ma soprattutto voi che lo state facendo guardando questo video in replica qui su Twitch o su YouTube. Ancora grazie. I thank you for being here in and watching this video or this live streaming. My name is Fabrizio. I am also not here on the Twitch community as Dablo, as my friend Fernbus call me, or DB, as my friend, the maestro of farming, Jason Farm, call me. This new kind of you are watching a new kind of doing gameplay, and this is called soft gaming. And the soft gaming is a new format that I am trying to invent, and the goal of this kind of format, it's let the viewers feel relaxed while watching my videos. I hope you will enjoy this kind of making contents and let me know if you are loving this kind of format. Let me know here on Twitch as well on my YouTube channel, Dablogistica.
Let me know. Thank you so much. I hope I am doing for you a good company. If you are watching this video in replay on Twitch, or if you are watching this video on YouTube, thank you so much. Profetas, benvenuto in live. Profetas, welcome to the stream, welcome to the channel. How are you? Salut Profetas, bienvenue dans le canal et bienvenue dans la direct. Salut à tous, bienvenue et merci pour être entré dans ce canal-là. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu dans la communauté ici de Twitch avec le nom de Dablo, comme on m'appelle mon ami Ferbus, ou Dibi, comme on m'appelle mon ami. Jason Farmer, Jason Farmer, le maestro du farming. Bienvenue dans la directe et bienvenue et merci beaucoup si vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique sur mon canal Twitch ou dans mon canal YouTube. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est une nouvelle, c'est un nouveau format que je suis en train de créer ou d'inventer qui s'appelle Soft Gaming. Et le but de ce nouveau format de c'est celui de relaxer ceux qui regardent ce genre de vidéo. J'espère que vous allez bien aimer ce genre de nouveau format. Merci beaucoup. Et faites-moi le savoir en utilisant mes canaux sociaux qui sont Twitch mais aussi YouTube et Instagram. Merci beaucoup. Voilà, on continue maintenant. Quasi completato l'opera qua. Come dice quel detto, chi bene inizia è a metà dell'opera. Solo che lo so, Bogomush sta luce. Vediamo qualche altra cosa. Qualcosa di un po' più moderno. Lampade da soffitto, ecco qua, vediamo un po'. Speriamo che non sia particolarmente... Ah, il grosso quanto è quello, ok. Allora, ne mettiamo uno qua. Bello! No, oh, l'ho fatto. Ok.
Questo nella vita reale non si può fare, quindi diciamo che è un mezzo trucchetto. Poca luce però fanno. Me ne aggiungo un altro. Abbiamo creato lo spazio. Allora, prendiamo un letto un po' più piccolo, più compatto. Legno, sapele, amareno, sapele, sapele, abbiamo detto. Sapele, eccolo qua. Ah, questo è un tavolino. Comodino. Qui c'è scritto comodini. Troppo grande. Sapele, 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 sapele. Eccolo qua. Ecco qua, perfetto. Poi una lampadina da comodino. Questo qua non l'ho mai acquistata. Dorato. No, deve essere chiara la superficie interna. Ok. Poi all'esterno si può fare anche un colore scuro sul supporto. Rosa. Forse questo. Allora, poi mi serve un armadio. Qualcosa del genere. Quando era sapele. Oh, bellino. Bellino sta armadio. Ok, maybe I am doing a quite good job. Je devrais être en train de faire un assez beau travail, j'espère. No, amareno, sapele, eccolo qua. Ecco qua, allora qua potrei mettere. Aspetta, fammi vedere, sì, qua mettessi l'armadio, che effettivamente appena si entra. Non è proprio, qua più o meno. Sta un po' più defilato.
Questa non mi conviene. Troppo piccola. Troppo piccola. Too small. Sapere. Beh, questo qua. Oh, già è tutta un'altra cosa. TV a sospensione, e questo non può mancare. Bella ste abbagione. Console, specchio. E dovrebbe uscire, eccolo qua. Sapele, tutto sapele. Sapele o non sapele? Questo è il problema. Hello. Hello, Tango 4, November 4, Yankee. Welcome to the stream. How are you? Don't worry. You can type anything here. Welcome. Bienvenue. Sedia. Hermes. Forse questo. Toilette Hermes. Forse questo. Ok, questo va bene così. So far so good. Sapele. Mi sembra più elegante così. Maybe it's very elegant. The other chair. Allora, questa parete è un po' vuota, vorrei metterci qualcosa. Tramonto, eccolo qua. Thank you.
giusto, poi si accende. Insieme a tutta l'illuminazione qua. Allora, poi... Ah, il tappeto. Tappeto. Allora, avevo preso qualcosa del genere. Large one cross. Decisamente meglio. Poi vediamo qualche altra foto. Let's check another picture. Ah, ecco cosa manca. La libreria. Ma deve essere stretta però. Almeno la metto in qualche altro posto della casa. I was thinking that I was missing the library, a small library. Però vediamo se la trovo. Molto stretta deve essere. Must be. So tight. Arancione, vediamo un po'. Il legno. Sapele, eccola qua. Oh, ci va. Quale mazzo. Ottimo. Murtaci, bello, vorrei, eccolo qua. Non male, not bad. Orologio ci vorrebbe. Questo. Vediamo un po'. Ah, questo è quello lì grandicello. Bello questo. Lo porto a Sanremo. Puff. Devo prendere il puff. Eccoli qua. Allora, prendere questo. Sapele, non questo colore qua. E quale ho preso? Aspetta, aspetta, qual è? Ok. Quindi, sapele, questo mi sa. Bello grosso sto puff. Com'era ancora vuota sta parete.
Strada di campagna, poi pure bello grandicello. Allora, vediamo un po' cos'altro potrei aggiungere. Giusto. Dedicata a te. Non ho capito perché questo non si appoggia. A terra lo metto. Penso che fammi dare un'altra occhiatina. Decorazioni. Ah no, queste per l'esterno. Decorazioni. Quanto è grande questa? Giallo non mi piace. Grigio. Non è proprio il massimo, dai, però. Abbiamo un'illuminazione discreta, o discretamente buona. Ok, allora qua mo abbiamo finito, iniziamo con la cucina. Lasciamo tutto come sta. Iniziamo a prendere un po' di mobili. Ok, prendiamo questo. I hope that I am doing a good job. I know that this is not my. I'm not very good on this game, but I try to do my best. Forse è meglio metterla qua. Cercando di rispecchiare il più possibile la precedente configurazione. Allora facciamo così. Vediamo un po'.
Così forse posso anche mettere il frigorifero qua. Allora, vediamo un po'. Il lavandino potrei spostarlo. Ah no. Allora facciamo così. Spostiamolo di un blocco. Ancora vi do il benvenuto nel canale per chi si fosse sintonizzato in questo momento in live o per chi sta guardando questo video di replica. Io mi chiamo Fabrizio, ma qui su Twitch sono conosciuto come Dablo ODB. Ci ho acquistato assistente in questo momento e la sperimentazione di un nuovo format chiamato soft gaming e mi auguro che possa essere di vostro gradimento. Hi everyone, welcome to this live streaming and welcome to this replay if you're watching this replay here on Twitch or on my YouTube channel. My name is Fabrizio, also called here and now here on community Twitch as Dablo, as my friend Fernbus08 call me, or DB as my friend Jason Farm call me. What you are watching in this video, it's not a conventional way to do live streaming, but it is new kind of doing gameplay called soft gaming. I hope you will enjoy this kind of making live streaming and kind of making and doing a video. Now I will go on. Thank you so much again. Allora. Salut à tous et bienvenue dans le canal. Bienvenue dans la direct ou dans la réplique de ce canal. Je m'appelle Fabrizio. Je suis connu ici dans la communauté de Twitch avec le nom de Dablo, comme on m'appelle mon ami Fembus, ou Dibi, comme on m'appelle l'ami Jason Farmer. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, ce n'est pas une direct conventionnelle ou une vidéo conventionnelle, mais c'est une nouvelle expérimentation de nouveau. Format qui s'appelle Soft Gaming. J'espère que vous allez bien aimer ce genre de format. Voilà, maintenant je continue. Allora, com'è il piano? Cottura, cottura a gas. Mettiamo questo. Ok, però un bel pianoforte non l'ho mai visto. Vediamo un po' quanto è grosso. Sarà enorme. Vediamo un po'. Bello. La porta a Sanremo. Solo non so, mo,
se c'è lo sgabello, vediamo se. Sgabello per il bagno. Questo qua. Lo so che non si può vedere. Me ne rendo conto. Allora, però qua spazio è poco. Lo metterei. Quasi cosa lo metto proprio giù. Poi veniamo a dare un'altra rinfrescatina. Questa la portiamo giù. Effettivamente lo spazio è poco. Almeno qua più o meno. Lo metto nell'angolo e vediamo dopo. Allora qua adesso hanno aggiunto ancora altre cose qua. Guarda, caspita. Bello il nuovo aggiornamento. This is an update of the game. The new update. They make a very good job. Allora, porta eccolo qua. Questo è quello che c'era prima. Perfetto. E allora, continuiamo. Allora, perché non mi fa... Ah, eccolo qua. Allora, qua. Perfetto. Allora, ma qua ci vuole un tavolino. Oh, hanno aggiunto un sacco di cose qua. Eccolo qua. Sapere. Manca ancora il frigo, quindi. Qua non sta bene. L'amox. Eccole qua. Sapele. Hanno eliminato il comando acquista tanto. Adesso si fa direttamente così. So in the last update of this game, they removed the command
buy more, and then you will use only, you have to use and finish buying, going out from the menu. Frigorifero in gas. Allora, porta. Sapele, dove sapele? Eccolo qua. Sapele. Sapele. Sapele, la base. Supporti. Ok. Base, ah, la base però. No, così frigorifero di gas, questa è un'altra cosa. No, non va bene, non va bene. Rovere, mi sa. E allora non è cidro, che materiale è questo? Olmo americano e cidro. Ok, olmo americano e cidro, quindi olmo americano, olmo americano, base. No, aspetta, quello è cidro. Olmo americano, olmo americano. Base cidro. Se c'è. Ok, vediamo che più o meno. Ok, allora qua il grosso è fatto. Mettiamo qualche fiore. Mettere un piccolo divanetto d'angolo qua. Non molto grande. I will try to put a sofa in the corner, but it will be not too big. Questi mi sa che sono grossi, però questo forse. La cosa molto importante è che l'erba non va tagliata quando a terra è umido. Ma c'è sempre qualcuno che lo fa. Divano.
Questo ci va. Vediamo un po'. Questo è il divano del futuro. No, è grosso. Non si può mettere. Questo pure sarà enorme. Ah no, questo si può mettere. Allora, poi metto un bel tappeto pure qua. Questo qua mi piace di più, vediamo un po'. Questo è giallo, arancione, sì. Ecco qua. Allora, siamo arrivati qua. Allora, qua cosa abbiamo a disposizione? Doccia, lavello, ok, e water. Allora, il water volendo si potrebbe anche mettere qua dietro. Quindi facciamo così, prendiamo via lattea, bella questa, hanno aggiunto dei bei colori, ma allora io direi di mettere un bel soleggiato. Allora mettiamo arancia soleggiata. Iniziamo prima a cambiare un po' faccia al bagno qua. Gli diamo una parvenza leggermente migliore. Ha cambiato decisamente faccia. Approfittiamo per fare un sorso d'acqua. Allora, doccia. Questa. Ok, lo spazio ci sarebbe per mettere il water qua dietro, eh. Allora, lavabo, anzi quasi quasi, lavandino. Questo è un po' più moderno.
Bello sto lavandino. Allora. Eccolo qua. Possiamo fare così. Almeno chi sta seduto sulla tazza. Impianto. No, grigio non mi piace. Questo qua. Allora, il grosso è fatto, però il pavimento non mi piace. Radiatore. Installiamo il radiatore. Ah, qua manca lo specchio. Mettiamo questo. Mettiamo, cambiamo il pavimento qua. Che non è proprio il massimo. Piastrelle da pavimento, ecco qua. Mettere queste qua. Vediamo un po' come va. No. Colore lo spegne questo qua, secondo me, essendo un colore grigio, è leggermente più luminoso. O semplicemente faccio una cosa, ecco qua, prima usciva il comando acquista molto. Adesso invece dovrei metterne un altro in quest'area qua. Ecco qua. Non male. Ok, quindi direi che tutto sommato può andare. Andiamo giù. Allora, dov'è che si accende la luce qua? Ah, qui possiamo. Quasi quasi. È giusto. Mi metto. Quindi è lavello, ok, quindi lavello, mettiamo uno piccolino.
Eccolo qua. Olmo giapponese. Ok. Allora, qua cosa manca adesso? Il water e lavatrice. Ne mettiamo uno stravagante. Già è pronto, poi lavatrice. Io direi di non installarlo, visto che la lavatrice dov'è? Non lo vedi come un water qualunque, quindi io direi di prenderne un altro. Allora, vediamo un pochettino. Quindi il water deve essere quello standard, altrimenti non riesce a conteggiarlo. Ok, però qua ci vuole radiatore, l'impianto. Visto che siamo anche aggiunto veramente tante belle cose qua. Nell'ultimo aggiornamento. Però così è un po' spinto, metto un po' di bianco, anche perché questo colore qua non è proprio il massimo. Mi sa che cambio anche il colore delle piastrelle a terra. Ah, effettivamente, però, forse non dovrebbe esserci nemmeno bisogno, però diciamo che sta cambiando faccia in questo momento. Questo bagnetto giusto lo stretto necessario qua. Ecco qua. Prendiamo anche una chitarra elettrica. Eccola qua.
microfono, lo appoggiamo qua sul piano. Come si chiama? Mannaggia, mi sono scordato. Decorazioni. No, non è questa. Io qua lo farei proprio bel giallo soleggiato, eccolo qua. Prendiamo questo. C'è bisogno di una fonte luminosa molto molto più forte e potente. Si fa al contrario, lo so, ma qua diciamo che I know that so often we work on the contrary way, but in this moment si quasi quasi dipingo proprio tutto qua. But in this moment I have to work that way. I know this is not surreal, but qua ci vuole una fonte luminosa molto ma molto più potente. Illuminazione. Eccola qua. Interno bianco. Non paralume. È interno bianco, sì. Allora uno lo metto qua e l'altro lo metto qua. E questo si vende. Ecco qua. Allora, poi metto un divanetto d'angolo. Arancione. Cuscini, vediamo un po'. Cornice. Bella così. Un insomma, questo ci va nell'angolino qua. Non va bene, divano. Sapere. E qua quasi quasi metto la TV. Andrea, carissimo, ben ritrovato. Come stai? Come si dice?
dalle mie parti e io qua mi sto scervellando in questo momento. Per portare avanti sta missione. E allora, com'era? Occasionali, no? Abbiamo visto che non è questo. Qui i pannelli. Non è questo, non è questo. Sì, con la DLC del giardino è possibile anche cambiare le piante delle case. Infatti ora metto pure qualche piantina qua. Allora, mo metto il solito, il bel laghetto. Ah, dicevi le piante topografiche, no, e quelle sono inserite direttamente nella direttamente nella mappa qua. Non avevo capito bene. Eccola qua, una bella fontanina. Però la metterei qua. Poi, allora, sculture, bella nozza, allora, prima lanterna giapponese, la giappo, poi mettiamo la siepe, eccola qua. Questa mi piace, bella chiara. Come un'alba. Ecco l'autocad. Guarda, sto gioco più o meno un po'. Non voglio dire com'è l'autocad, però sicuramente, ovviamente non ti permette di ricreare l'ambiente reale di casa tua, però comunque in qualche modo diciamo così che ti permette di creare ambienti virtuali. Non è la stessa cosa dell'AutoCAD, però. E direi di mettere questo. Eccolo qua. Lo mettiamo un po' leggermente inclinato qua ad angolo. È di un'altra specie, ma bene così. Lavoro qua lo sto facendo proprio una mezza zozza, non mi piace. Perché qua c'è il palo, cioè. Non lo posso abbattere il palo. Palo, chi ha fatto palo? Allora, eccolo qua.
Il giardiniere. Cioè il padrone di casa, il futuro acquirente. Se la suona e se la canta, pensa che deve anche venire a pulire lo stagno qua. Non so se rendo l'idea. Allora, qua io quasi quasi mettere una bella piscina. Vediamo un po' se ci entra. La piscina non può mancare. Ovviamente. Ha messo la piscina. Non ho capito che ha fatto. Un bug. Comunque hanno aggiunte diverse cose nell'ultimo aggiornamento del gioco. A parte che è uscita la nuova DLC Luxury e poi hanno aggiunto nuove vernici, nuovi accessori e insomma hanno fatto un bel lavoro. Ecco qua. Le rose non possono mancare. Stavo pensando di abbatterlo, però poi ci ho ripensato. Allora, qual era questo? Mi pare. Faggio. Faggio i conti con te. Metto due pali dell'illuminazione. Sta direttamente qua. Allora, è giusto. Allora, cominciamo a mettere un po' di luce qua. Ecco qua. Penso che dopo più di un anno che gioco con House Flipper ho scoperto una cosa. Questo che praticamente le porte esterne possono essere richiuse, le finestre esterne. Pensati, me ne sono accorto oggi. Un altro lo mettiamo qua. E noi accendiamo le luci. Una bella piscina qua. Oh, però qua il lavoro è stato fatto una zuzza. Non vorrei dirlo, ma fatta la schifezza. Un attimo. E guarda il trimmer come taglia. Sto facendo la rifinitura. Andiamo un po'. No, otticamente c'è ancora l'erba cialta. Sta tagliando. No, vabbè, è una faticaccia qua. Allora, vediamo un po' cos'altro possiamo mettere. Ah, la fontana, quella lì particolare. Vediamo se ci sta. Ah, le piante. Allora, torniamo indietro. Allora, eccole qua. Non queste. Un bell'albero sferico da 5 metri. Ecco
una cosa piccolina, noi non abbiamo bisogno della gru, ma ci basta la forza bruta. Ah, non so che albero è. Mo metto un altro paio di cespugli di rose qua avanti. Ecco qua, le mettiamo rosse, gialle. Almeno le rose assomigliano alle rose. Allora, vediamo un po'. Decorazioni queste qua all'esterno. Oh, quasi quasi. Ah, il forno per la pizza. Voilà, e qua mo. Sai, durante l'estate come si divertono. Voglio fare tavolate. Eccoli qua. Questi sono i mobili proprio per il giardino. Giro. Io prenderei questo. Devo prendere pure qualcun altro qua. Un bel divano. Voilà. Un bel tavolino rotondo qua, visto che ci troviamo. Questo qua. Questa tonalità più chiara mi piace di più. E di lusso. Possono fare l'aperitivo, l'apericina, l'aperi tutto quello che vogliono loro. Allora, vediamo un attimo. Mi sembra che per il momento la live vada abbastanza bene. Purtroppo lui si è disconnesso, quindi fortunatamente la sto anche registrando. E ovviamente ringrazio tutti coloro che stanno guardando questo video in diretta e in replica su Twitch e su YouTube. Allora, vediamo un po'. Io direi che possiamo anche mettere in vendita la casa. Metti all'asta la casa e vediamo un po' se riusciamo a racimolare qualche extra. Allora, vediamo un po' se riusciamo a guadagnare un extra. 5 e 8, vediamo un po'. Speriamo bene. Ottimo. E vai.
il nostro appuntamento con Os Flipper del giovedì. Per il nostro appuntamento di oggi termina qui. L'appuntamento è a giovedì prossimo. Questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle 12. Se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati, vi metterò nella descrizione del video, sia qui su Twitch che su YouTube, alcuni link, fra cui il link per acquistare giochi multipiattaforma scontati fino al 70%, e poi il link per i miei canali social, che sono Instagram, Facebook, YouTube e anche Twitch. Ovviamente mi farebbe enormemente piacere che passaste a seguirli. Voglio ancora ringraziare tutti quanti voi che avete guardato questa live. Ma in particolar modo a voi che avete guardato questo video in replica e restate sintonizzati, perché al termine di questo video, per voi che state guardando questo video in replica, partirà la live, il programma successivo. Quindi restate sintonizzati. Detto questo, adesso passo a salutare gli amici in lingua inglese. So, thank you so much for being here. Our rendezvous with House Flipper for today ends now. Our rendezvous is for next week. If you are interested to buy this game or other games at a lower price, up to 70%, in the description of the video, you will find a few links that are the link where you can buy the game for PC or multi-platform, so for PS4, PS5, Xbox, etc., etc. Then you will find as well my social media channel link. I will be so happy if you will follow them. I want to say thank you so much if you are watching this video on replay. Please stand by, because when this video will end, if you are watching this video on replay, you will watch another video of my programmation. Thank you so much, and now we'll talk to my French friends. Thank you, stand by. Alors, merci beaucoup pour votre compagnie. J'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie. J'étais en très très bonne compagnie avec vous ici dans la directe. J'espère d'être de vous avez fait de la bonne compagnie à vous que vous avez regardé cette vidéo en réplique, pardon. Restez ici. Au terme de ce vidéo-là, il va partir une vidéo de la programmation de la semaine. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu ou autre jeu à prix réduit, multiplateforme, donc ordinateur, Xbox, PS5, PS4, etc., etc., vous allez trouver dans la description du vidéo les liens pour acheter le jeu à prix réduit jusqu'à 70%, et puis les liens pour suivre mes canaux social media. J'espère que vous allez me suivre et me faire grandir. Je pense que j'ai dit tout. Restez encore ici. La vidéo de House Flipper sur la chaîne YouTube sera disponible samedi à midi. Notre rendez-vous, donc, c'est pour la semaine prochaine. Et maintenant, je vais parler avec les amis à Napolitaine. Restez encore ici, merci beaucoup. Et alors, voyons, c'est une belle directe. Pour qui cet appuntamento di questa settimana è fornuto. L'appuntamento è per la settimana prossima, quindi per giovedì prossima solda ora. Questo video poi potete guardare pure un po' a YouTube,
sabato a Mezzivorna. Se siete interessati a vaccare a flipper o a yoga scontate, da descrizione del video trovate il link a roba di tacchettà o gioco scontato. Poco di tacchettà pure. Adio quindi la PlayStation o PC o computer e tutte cose a prezzo scontato fino a 70%, quindi sparagnate una cosa lì sorte. Poi restate sintonizzati perché a voi che state guardando sto video in replica, perché quando fornisce sto video vi tengo compagnia cada programmazione la settimana. Allora, poi io vi ringrazio a tutti quanti, soprattutto a voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta e spero di avervi fatto una buona compagnia pure a voi che state guardando questo video in replica, in coppa a Twitch e in coppa a YouTube. Babbo, po' rit questo, io vi ringrazio a tutti quanti. Thank you so much everyone. Merci beaucoup a tous, grazie mille a tutti e vi auguro, io vi saluto con il mio saluto ben augurante in lingua napoletana e che è stato buono. Ciao a tutti, grazie ancora. Thank you so much everyone, merci beaucoup.